serie di insomma, incomprensioni che mi sono state comunicate proprio nel corso dei 20-25 minuti di incontro, che tutte le parti legate agli aspetti privatistici sono stati risolti, che c'è la volontà di tutte le parti coinvolte di proseguire tutta l'attività legata alla grande avventura che stanno svolgendo i mastini per raggiungere gli obiettivi che la città auspica. E tutti quanti pronti a tifare in maniera assolutamente positiva questa bella storia che si sta scrivendo, e al contempo c'è la volontà da parte di tutti di guardare ovviamente a un investimento importante nel mondo del ghiaccio, anche in ragione del fatto, ed era l'interesse dell'amministrazione, rispetto alle iniziative infrastrutturali che il comune sta mettendo in campo, nel senso che sapete che pochi mesi fa è stato avviato un iter importante che ci porterà alla realizzazione del nuovo Palazzo del Ghiaccio, e una delle prime domande che ho rivolto loro è stato proprio quello di dire: ragazzi, il comune, la città, le istituzioni stanno investendo in maniera significativa nel ghiaccio e in quella struttura, e quindi è fondamentale che le parti più significative siano in prima linea rispetto a questa bella avventura che si sta scrivendo, anche rispetto alla svolta epocale per avere un palaghiaccio all'altezza, innovativo, eccetera. La volontà di entrambi, poi li sentirete, è quella di ovviamente andare avanti rispetto a questa bella avventura. Io reputo, e qui il commento personale, penso che, come abbiamo detto anche durante l'incontro, in tutti gli ambiti qualche piccola incomprensione può nascere, cioè in tutte le situazioni, e quindi penso che tutto quanto debba essere derubricato come una sorta di incomprensione che fortunatamente nell'interesse della città e nell'interesse ovviamente dello sport è stata superata.